È con piacere che mi piace ricordare il cavalier Ferruccio Lamborghini in questo mese di aprile, che è il mese del suo compleanno. Io a Ferruccio Lamborghini tipo moltissimo dal punto di vista professionale e non solo, perché l'esperienza che ho fatto in azienda mi ha permesso di poter lavorare in un'azienda di Firenze di motore diesel dove ho vissuto per 10 anni. E non è poco. Con Ferruccio abbiamo continuato a vederci anche quando ho lasciato l'azienda. Ci siamo trovati diverse volte al Lido del Sabbio, a Panicarola. Poi, quando sono rientrato a Cento, che sono stato assunto dalla VM, ci siamo incontrati con gli amici dell'ufficio tecnico. Abbiamo fatto diversi incontri, diverse serate anche a casa mia. Come con i colleghi, mi ha fatto, se lui portava il sangue di Miura per gustarci le grigliate e così via. E ci siamo incontrati fino agli ultimi anni che ho vissuto, la prima volta l'ho visto a Verona. La storia che vi voglio raccontare è abbastanza divertente. E un giorno, anzi era un primo pomeriggio entra in ufficio tecnico il direttore commerciale della vendita dei trattori, con aria un po' tesa, così però abbastanza sorridente, il quale dice: "Chi è quel bravo figliolo, quel genio che ha insegnato a Ferruccio Lamborghini a usare il regolo calcolatore?" Allora ero con i miei colleghi, eccetera, e altri io, perché cosa è successo? È successo che oggi mi sono anche divertito, però mi sono anche incavolato perché ho fatto una mezza figuraccia. Quando è venuto? Quando gli ha insegnato? Ma una sera è entrato in ufficio tecnico e io avevo il tavolo da disegno nella scrivania, lì appena all'ingresso ero lì che usavo col regolo calcolatore, esattamente questo qui, perché usavo questo per il grandino. E stavo calcolando il rapporto di trasmissione per la velocità del trattore, sette delle varie marce e così via, quando si ferma di fianco a me e mi dice: "Io voglio imparare a usare quell'aggeggio lì, mi spieghi cosa serve e come si fa?" E allora dico: "Allora, questo è un calcolatore dove si possono fare moltiplicazioni, divisioni, si può calcolare l'area del cerchio, la superficie, tutti i calcoli di matematica e di trigonometria, anche il seno, il coseno, la tangente e tutte queste. Lascia stare quelle parolacce lì, parliamo invece della moltiplicazione. Se io voglio fare una moltiplicazione molto semplice, riesco con quello?" "Ah, certo che riesco. Esempio, 2 per 3. Ah, 2 per 3 è la cosa più facile di questo mondo, perché io so quanto fa 2 per 3. Allora ci guardiamo, bene, allora prendo in mano il pendolo e li faccio. Allora, il regolo è fatto di 3 parti, una parte fissa, un cursore mobile e un vetrino con un traguardo. Vuol fare 2 per 3? Portiamo la parte mobile sul parte fissa il 2, col vetrino andiamo su 3, e andiamo a vedere qua sotto c'è 6. Questo è 2 per 3 fatto con regolo e fa 6, come di 6 lo so anch'io. Bene, allora dice: "Sai che mi piace quel giochino lì?" Prende, aveva il regolo nel taschino, mi sfila il regolo nel taschino e mi dice: "Questo me lo tengo io, adesso stanotte me lo studio, poi se ho bisogno ti vengo a trovare." E questa è la storia. E poi dopo io non... Cosa è successo oggi? Allora quello dice: "Adesso me la racconto. E dice: "Stavo uscendo dall'ufficio mio con una famiglia di contadini che era venduto per comprare un trattore e volevano comprare un trattore da 20 cavalli, che in quel momento era la Borghinetta che aveva avuto un successo enorme, e quindi avevamo tempo di consegna lunghissimo. Sto parlando all'inizio degli anni 60. Io ero più o meno 25 anni. E quindi usciamo e incontriamo il cavaliere Ferruccio, il quale dice: "Ciao Francesco, perché fai con tutta la famiglia, eccetera?" E così via. Dice:
Qui e là siamo venuti per comprare un trattore, però non me lo danno perché ci sono dei tempi di consegna di 4 mesi, 4 mesi, andiamo fuori stagione, io non posso aspettare. Come 4 mesi? 4 mesi. A lui glielo dobbiamo dare subito. Venite nel mio ufficio. E direttore commerciale, con marito, moglie e un figlio abbastanza grande, un figlio, non so, adesso. E quindi li porti in ufficio e comincia a familiarizzare, che poi la Borghini era speciale in queste cose, lui metteva proprio cioè l'ultimo e il più umile delle persone, anche il Presidente della Repubblica se l'avessi incontrato. E quindi dopo un po' gli dice: ascolta, ma perché vuoi comprare un 20 cavalli? Ma io lo conosco il tuo podere, tu hai un podere che il 20 cavalli è piccolo. Ma no, ce l'ha anche il mio vicino che ha quasi il terreno mio, eccetera. A te serve un 35 cavalli, dammi retta a me, perché dopo tu ti prendi sto trattore 20 cavalli, poi dopo ti penti, dopo me lo vieni a cambiare, ti risparmi la svalutazione, ti fa paura. Dammi retta, prendi il 35. Ma no, ma costa troppo, ma non sì. Ascolta, il prezzo te lo faccio pagare uguale, e la consegna te la diamo subito. Poi intanto dice le parole, poi sai, le chiacchiere conto, bisogna. Adesso ti faccio vedere una cosa, dice, tiro fuori il regolo, tiro fuori il regolo, e dice, questo, con questo qua, con questo non si sbaglia, io vado a intuito e ci prendo spesso, però con questo dice sempre la verità. Ti faccio vedere la cosa, dimmi un po' quanto terreno hai esattamente. Dice, terreno sono 6 ettari, 6 ettari, 6 ettari. E questo, diciamo, 6 ettari di terreno. Bene. A Frutteto, poche piante per la famiglia. Bene, allora, Frutteto zero. No? In famiglia quanti siete? Siamo in 6. 6 che lavorano? No, no, che lavorano sono 3 che lavorano. In campagna parlo. Sì, in campagna. 3 lavoratori in campagna. 3. Poi. La stalla, come sei messo con la stalla? C'hai cavalli, buoi, eccetera? No, sono mucche, allora cavalli, buoi, zero. E così via. E gli ha fatto un sacco di domande, no? E le barbabietole, il rimorchio e tutte queste robe qua. E sempre movimento, eccetera. Poi la figlia gli fa, guarda qua, 35 cavalli spaccati. Tu prendi il 35 cavalli, lo tieni 6 mesi, se mi sono sbagliato me lo porto indietro, ti do indietro i tuoi soldi, te lo cambio con il trattore nuovo. Questo è il fatto. Siamo andati in ufficio, ho fatto il contratto totale, quello mi chiama Ferruccio dopo un po' e dice com'è andato? Dice, no, l'ho venduto. Sei bravissimo, però devi andare in ufficio tecnico a farti segnare il regolo. E questa è la storia, ci abbiamo fatto una gran risata e così. Questo era il Lamborghini Ferruccio in una fase più che normale. Saluto tutti!